La commissione straordinaria ha ridotto il conferimento della spazzatura all'impianto di selezione dei rifiuti di Contrada San Leo a Siderno. L'ordinanza è in vigore da oggi ed è stata decisa da Maria Stefania Caracciolo, Matilde Moulet e Augusto Polito, dopo una serie di verifiche presso la struttura che hanno accertato l'emissione di cattivi odori provenienti proprio dall'impianto. Così, dopo un'attenta analisi della situazione e dopo che i ripetuti reclami a compiere azioni di mitigazione, se non di eliminazione totale degli odori, il trio che amministra la città di Siderno è passato ai fatti per tutelare la popolazione sidernese, da tempo oggetto di emissioni puzzolente che hanno costretto i residenti a chiudere porte e finestre. I tre commissari, nella loro ordinanza di diminuzione del conferimento, 180 tonnellate settimanali, spiegano che, malgrado le costanti sollecitazioni, la problematica non è stata risolta. Rilevano che non è stato sufficiente neanche l'arrivo in città di tecnici e di rappresentanti regionali per monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di San Leo, da cui è emerso tra l'altro come il presidio del biofiltro mostrasse una drastica riduzione della performance di abbattimento degli odori, ai quali sono seguiti interventi a cura dell'assessorato regionale all'ambiente per una manutenzione straordinaria del biofiltro. I commissari evidenziano che a seguito delle segnalazioni e dei chiarimenti richiesti nei giorni scorsi sono state attivate le centraline di controllo degli odori e le analisi dei campioni prelevati hanno confermato che l'impatto maggiore delle emissioni è di origine e da ascrivibile alla presenza dell'impianto, a conferma delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. La triade commissariale, Caracciolo, Moulet e Polito, sperano che la riduzione sia adeguata a risolvere il problema, ma in ogni caso si riservano ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti di urgenza qualora la situazione non dovesse modificarsi. Inoltre invitano la città metropolitana all'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per la definitiva soluzione dell'emissione dei cattivi odori, evidenziando che a loro giudizio, sulla scorta dell'esperienza maturata, le condizioni tecniche dell'impianto non rendono opportuna una funzionalità a pieno regime. I tre commissari assicurano che non si fermeranno a questo primo provvedimento, ma sono pronti ad altri interventi per tutelare la comunità di Siderno.